da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Buon pomeriggio, sì. Benvenuti alla nostra riunione di redazione. Io saluto subito Jessica Tozzi. Ciao Jessica. Ciao Stefano, un saluto a tutti voi. Dodo Longhi, ciao Dodo. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Tra poco arriva anche il nostro direttore Claudio Garioni. Tante novità. Iniziamo dagli infortuni perché Brozovic fa tremare l'Inter. Jessica, so che oggi tu nella mattinata che hai condotto Top Calcio hai ricavato altre indiscrezioni. Sì, diciamo che il CT della Nazionale ha un po' preoccupato i tifosi nerazzurri dando un'indicazione di tempistiche di recupero. Poi è chiaro che il giocatore dovrà sottoporsi a degli esami strumentali per entrare nel dettaglio e capire effettivamente quando ritornerà. Si ipotizza un mesetto di stop per lui. Ricordiamo che già nella partita contro la Roma non avrebbe dovuto esserci perché squalificato, quindi in ogni caso Inzaghi avrebbe dovuto far partire dal primo minuto Aslani, che era un po' in realtà il quesito che tutti ci siamo posti, cioè che fine ha fatto Aslani, perché non è stato utilizzato da Simone Inzaghi, e forse questo è stato un elemento negativo, diciamo, perché Aslani in questo momento si trova a dover fronteggiare l'assenza di Brozovic senza aver giocato troppo. Invece se Simone Inzaghi l'avesse tenuto in considerazione forse un po' di più, sarebbe già entrato nelle dinamiche di gioco dell'Inter e probabilmente avrebbe dato anche un contributo maggiore. Poi siamo pronti ad essere smentiti, chiaramente magari Aslani è già prontissimo, però ecco. Allora, intanto do il benvenuto anche a Claudio Garioni. Ciao Claudio. Ciao, ciao a tutti. E al nostro direttore, ciao Fabio. Cioè, no, sentivo con interesse quello che diceva Jessica, perché stranamente, rarissimamente, ogni tanto, magari per sbaglio, una donna che qualcosa di calcio capisci la trovi, ma è rarissimo, una cosa proprio. Cioè, dietro il complimento comunque si c'era un non complimento. Meraviglioso. Quindi sei d'accordo con Jessica, Fabio? Adesso vedremo Aslani e no, sai cosa? Che dovremmo fare anche un ragionamento... tanto probabilmente sul, spero che metto un po' meglio, sul mercato dell'Inter, cioè anche i più bravi a volte sbagliano, cioè se tu pensi che allo stato attuale Aslani è ancora un punto di domanda, Bellanova non pervenuto, Lukaku per tante ragioni è andato male, e devo dire che il mercato dell'Inter, che è sempre stata forse la più lungimirante insieme con il Milan in questi anni e con il Napoli, Garioni aggiunge Gosens, aggiunge l'acquisto di Gosens che a gennaio ha pagato tanto, sbagliato. Claudio, vengo da te, queste sono le prossime partite Inter, e se salta un mese ovviamente poi, perché poi vedremo anche tutto un discorso legato ai nazionali argentini che forse chiederanno di non giocare l'ultima partita per andare prima con l'Argentina e poi da qui potrebbero chiederlo anche altri, quindi il mondiale inizia a farsi sentire. Dicevo, se salta un mese arriviamo praticamente a novembre, poi a novembre c'è il discorso mondiale e Brozovic comunque, che non ha fatto benissimo in queste partite, prime partite con l'Inter, vedremo quando ci sarà ancora in campo. Quindi Claudio, migliorerà l'Inter? Magari sì. Con Aslani? No, sono, devo dire, molto curioso, perché mi era capitato quasi per caso di vedere l'anno scorso le prime partite da titolare di Aslani nell'Empoli e eravamo con Porro davanti alla TV in quel momento e ci aveva subito colpito questo ragazzo, perché al di là del fatto, appunto, nome che non conoscevamo, giovane, e aveva subito fatto vedere personalità, prendeva in mano la squadra ed erano le prime partite. Quindi ovvio che un conto è farlo nell'Empoli, un conto è farlo nell'Inter. Anche nel precampionato Inter abbiamo sentito tanti interisti dire: beh, quest'anno c'è Aslani, quindi anzi sarà titolare. Anche perché Brozovic, il problema Brozovic c'è stato in quei 7 punti in 7 partite, Brozovic assente, mal sostituito, una volta Çalhanoğlu, una volta Gagliardini, e Aslani dovrebbe essere il fisso. Però cioè, non ne ha saltate 7.
all'epoca. No, però quando fa 7 punti in 7 partite, la maggior parte di quelle 7 partite le aveva saltate. Adesso non ricordo il numero esatto. Forse 2 ne aveva saltate Brozovic. Dicevamo per 2 partite dopo che il Liverpool. Salta... Lui si fa male con il Liverpool, sì, mi sembra. Esatto, sì, è vero. Però appunto... Però vedi... Scusa, vai Claudio, vai. Sì, no, dicevo che... secondo me può essere un'opportunità addirittura questa situazione, cioè di vedere un giocatore di talento, vedere come funziona, se funziona, capire a che punto è, capire quanto conosce la squadra e di riflesso anche quanto Simone Inzaghi è riuscito... Nonostante non l'abbia utilizzato molto in partita, vediamo come inserirlo nelle lo dinamiche. Ha preparato. Fabio, dicevi, poi vado a salutare anche Luca Momblano. No, dicevo che non vorrei che su Brozovic ci fosse un effetto Vidal precoce, cioè, sai, Brozovic è stato protagonista di una lunghissima trattativa per il rinnovo del suo contratto con l'Inter e l'Inter ha fatto l'esatto opposto di quello che aveva fatto il Milan per esempio con Çalhanoğlu, cioè pur avendo Brozovic credo sì. 30 anni o 31 gli ha fatto un prolungamento piuttosto lungo e molto oneroso. Non vorrei che il meglio Brozovic abbia finito di darlo nella scorsa stagione, cioè che tu stai pagando lo stipendio più alto della Deve tua storia 30. A Brozovic, Deve farne 30, per un Brozovic che tra qualche infortunio e qualche calo di rendimento dovuto anche all'età e al fatto, diciamola tutta, che mi sembra uno che non ha proprio il comportamento perfetto, cos'è, del 92. Ecco. Ne deve fare 30, sì, a novembre. Ecco. E credo che gli abbiano fatto un quadriennale. Ecco, sì. Sai, poi noi abbiamo scoperto anche che diventano poi su questo nuovo mercato difficili da vendere certi giocatori sopra la trentina con un ingaggio alto, perché lui prende, mi pare, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, se ricordo bene. E ecco, non vorrei che fosse stato un errore da questo punto di vista dell'Inter. Ma c'è stato davvero un grande club che lo voleva? Beh, si è parlato di Barcellona. Del Barcellona, sì. Che però ha preso altri centrocampisti, tu dici, quindi magari l'offerta non è arrivata. Fatemi sentire anche Momblano cosa ne pensa in generale poi di questi infortuni, il Milan con Maignan, c'è tutto il discorso legato a Immobile per la nazionale italiana. La Luca. Maledizione di Allegri, eh? È la maledizione di Allegri questa. Ma io sul discorso Brozovic sono più clemente. Cioè, alla fine abbiamo giocato 9 partite, 10... ufficiali di quest'anno dire che Brozovic non è lui dopo che ha anche risolto una partita che poteva aggravare i problemi dell'Inter ben prima di quando si sono poi manifestati, parlo della partita con Torino. Credo che da questo punto di vista Brozovic sia un giocatore troppo centrale nell'Inter per come è stata costruita l'Inter in questi 2-3 anni, non solo con Inzaghi ma già nell'ultimo anno di Conte, quindi capisco e capto una certa disperazione nel sapere che può saltarne parecchie da qua al mondiale e Aslani è un giocatore acerbo per riceverne l'eredità dentro una squadra che ha delle fragilità. Aslani è un ottimo giocatore, anzi un ottimo profilo, veramente un giocatore che tra qualche anno può essere stabile dentro un Inter, però lanciarlo così dentro un Inter fragile può fare la stessa cosa che ha fatto Miretti alla Juve, che è bravo. Cioè, prendersi gli applausi, ma non risolvere granché dei problemi della squadra. E il risultato è che poi qualcuno dirà, eh beh, ma Aslani, dai, non vale l'Inter. Non è così, Aslani vale l'Inter, ma vale in un Inter che se devi essere lanciato deve essere... Infatti il problema di Inzaghi è stato non usare Aslani quando le cose andavano bene all'inizio, perché poi quando hai bisogno di questi ragazzi, nei momenti di difficoltà, come fanno a tenerti su? Quello è un ruolo davvero, davvero delicato. Però è vero, Fabio, che le cose all'inizio non sono andate benissimo, cioè adesso diciamo anche l'Inter ha vinto con il Lecce all'ultimo minuto e adesso siamo qui a dire dopo la Roma, almeno l'abbiamo detto per tutta la scorsa settimana, Inzaghi deve dare delle risposte perché adesso insomma alla fine a novembre quando ci sarà la sosta, lì sì che però i conti verranno fatti anche da parte della dirigenza. Quindi adesso ci si aggrappa a Lukaku che rientra. Sì, ma i conti vanno fatti. Io ho un unico dubbio che riguarda l'Inter, cioè il Milan a un certo punto ha detto dobbiamo tagliare i costi, tenere bassi gli ingaggi, o stanno dentro questa forché, questa forbice, oppure vanno via. Che è stata una scelta molto onerosa dal punto di vista dell'immagine e di tutto quanto.
l'Inter che è messa peggio nei conti, anche la Juve del Milan, e questo non sono riusciti a farlo. E Brozovic è paradigmatico, cioè un senso aveva dire va bene, Brozovic vuole 6 milioni e 2, noi ne offriamo 4, siccome c'è già quasi 30 anni, prendere o lasciare, cosa che ha fatto poi per Perisic. Se ne va via, noi sappiamo che i soldi che risparmiamo, cioè quei 4 milioni, già ci pagano l'ingaggio di Aslani e mettiamo Aslani, cioè Mina ha vinto lo scudetto a un certo punto perdendo Çalhanoğlu e provando a mettere Brahim Diaz. Non è andato bene, ma in qualche modo ne sono venuti a capo. E l'Inter non ha mai avuto la forza di fare questo. Poi scopriamo appunto che stanno inseguendo i debitori Steven Zhang dalla Cina fino alla sede dell'Inter. Mi chiedo perché. Perché tutto sommato, so che do un dolore profondissimo a Biasin che vede in Brozovic il suo alter ego calcistico, però c'è un momento in cui tu devi capire che quel giocatore lì lo devi lasciare andare. Sì. Forse era il momento per l'Inter di lasciare andare Brozovic e puntare su Aslani. Claudio, era il momento, voglio sentire. Io passo sempre per un detrattore di Brozovic, ma non perché non lo reputi un buon giocatore. Io penso che goda di una immagine migliore di quella che è lo status del giocatore. Poi probabilmente sono io che non riesco a capirlo a pieno, ma a me piacciono centrocampisti di altro tipo, cioè o che siano dominanti territorialmente, nel senso che dove c'è quel centrocampista sono tutti i suoi palloni, non passa nessuno e di lì c'è un muro che scherma e protegge la difesa, oppure giocatori che hanno, oltre alla capacità di far girare un po' la squadra, che abbiano anche nelle corde la giocata che crea lo spazio per l'attaccante. Poi che Brozovic abbia una continuità bene o male di rendimento, lasciamo stare quest'anno che sta andando meno bene, però negli anni ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, un punto di riferimento per i compagni. E forse non una 6,5 stagione. Cioè, secondo me è un giocatore in scadenza di contratto, per di più in una squadra come l'Inter che non è che avesse incedibili, e in questi anni nessuno mi sembra che sia mai arrivato con 50-60 milioni per Brozovic, forse un po' dovrebbe farci capire che lo status del giocatore che in Italia gli viene conferito non è un pochino sopra gli standard. Jessica Dodo. Sì, probabilmente la dirigenza si è fatta anche un po' abbagliare da quella che è stata la passata stagione, cioè il giocatore si è dimostrato talmente imprescindibile che nel momento in cui si è arrivati al rinnovo sembrava impossibile dover rinunciare ad un giocatore come Brozovic. Ma imprescindibile perché non ha mai avuto un'alternativa. Esatto, assolutamente, questo è fuori discussione, tanto che abbiamo fortemente criticato Inzaghi anche lo scorso anno quando aveva la possibilità di inventarsi qualcosa, non l'ha fatto. Detto questo, io non metto in discussione l'importanza di Brozovic nella squadra, però effettivamente sarà un caso oppure no, però da questo rinnovo a queste cifre il giocatore si è seduto, mi sembra abbastanza evidente, quindi non vorrei che una volta ottenuto questo tanto desiderato rinnovo poi alla fine anche il rendimento sia in non è che magari hanno fatto la butto lì, magari non è così. O uno tra Brozovic e Perisic, cioè hanno deciso di rinnovare Brozovic e di lasciare andare Perisic. Comunque allora a quel punto, perché uno dei due lo dovevi tenere, non potevi lasciarli andare. Infatti, tutti e due. Proprio quello che volevo aggiungere è che io sposo appieno la scelta a un certo punto di dire Perisic basta, e lo dico anche adesso, tutto sommato, che non hai un sostituto, no? Cioè, secondo me era giusto comunque chiudere con Perisic, dovevi trovare, e l'idea Gosens mi piaceva. Era una trova, poi probabilmente c'è qualcosa che non va, ma era una scelta secondo me giusta all'epoca per come erano le cose. Su Brozovic l'unico dubbio che può averti spinto a rinnovare è che comunque Brozovic non ha ancora compiuto 30 anni, mentre Perisic ha 4 anni in più. Quindi, sì, 4 anni in più. Ecco Fabio, l'altro tema caldo in casa Inter è il rinnovo di Skriniar, perché ci avevano detto che sicuramente... Prima era sicuramente alla fine del mercato e poi è stato sicuramente nella pausa delle nazionali. Non si andrà oltre perché il giocatore, insomma, poi entra nel periodo dove si può liberare a zero. Però questo rinnovo non è arrivato, non sono in vista degli appuntamenti nei prossimi giorni.
E quindi il rischio è quello di perderlo a zero adesso. Rientra un po' nel discorso del mercato che facevi tu. Anche lì sul sì, difensore sì, cioè, l'Inter si è incartato. Secondo me l'Inter ha scelto una politica conservativa, sapendo, quindi di, permettimi un termine quasi di carattere burocratico, no? Di, economico, di stagnazione. No? C'è la stagnazione dell'Inter. Non ha aumentato le spese, ha cercato di abbassare un po' il monte ingaggio, ha cercato di tenere quelli più importanti, è stato salutato come un trionfo il fatto di non aver smantellato la squadra. Io avrei, se davvero la situazione è com'è, purtroppo pesantissima nei conti, e Zhang non può reggere questa situazione, e chiunque arriverà dopo Zhang, soprattutto se un fondo con la filosofia dei fondi americani taglierà, e io avrei colto la palla al balzo per vendere Skriniar, anziché dire ma no, la cifra è questa, se vi va è bene, se no arrivederci. Io per esempio ho trovato molto pericoloso il discorso che facevano tanti interisti, anche il mio amico Biasin, che dicevano ma noi dobbiamo fare 70 milioni di plusvalenza, ma va bene anche entro il 30 giugno dell'anno prossimo. E non è così semplice poi farlo, perché poi un giocatore può avere dei problemi, può non rinnovarti il contratto. Cioè, l'Inter rischia, questo lo dobbiamo dire, di perdere 50 milioni in contanti, forse anche 60 se avesse un po' dato una disponibilità maggiore a discuterne, e ritrovarsi con un giocatore poco motivato. Io l'ho detto subito che lo vedevo un po' così, poi l'ha detto anche Inzaghi nella sua mezza intervista confessione. B, un giocatore che da gennaio firma per un altro club. C, nessuna alternativa valida, perché non puoi più permetterti di sostituirlo adeguatamente. Ecco, tutta questa politica, e non ne faccio un'accusa ai dirigenti, i dirigenti fanno quello che gli dice la proprietà, no? Se la proprietà dice basta, adesso dovete vendere per 50, per questi vendono. Se dicono, se Zhang dice va bene, parliamo allora tra un anno, ma poi intanto hai tutta una situazione che si incancrenisce, è la colpa della presidenza. Io non ho capito questa... Oppure Zhang è pieno di soldi, li nasconde nel materasso, li porterà per un aumento di capitale sociale e saremo tutti più tranquilli. Però dal CDA intanto arrivano notizie per quanto riguarda il passivo, che sarà intorno ai 130 milioni 140, 140 milioni di euro. E di oggi? Sì. È l'effetto 140. Donati come al solito. E però dicevo, no, Claudio, volevo aggiungere una D sulla gestione dei rinnovi. Che è quella del fatto che a giugno l'Inter si ritroverà praticamente a rifare la difesa nel caso in cui non rinnovi Skriniar, perché Skriniar e De Vrij vanno in scadenza a zero. Bastoni 2024. E devi e i rapporti non sembrano bellissimi in questo momento. Luca, prima di passare alla Juve, ti chiedo su Skriniar, che idea ti sei fatto? Forse anche aver sbandierato questa offerta sul tavolo da 50 milioni per dire che invece ne volevi 70 e quindi la rifiuti, adesso ti viene un po' contro, nel senso che è chiaro che se poi il giocatore non rinnova ti dicono vabbè, però mi hai detto tu che ne avevi 50 certi sul tavolo 15 giorni fa. Ma gestione del caso Skriniar, difficile commentarla, nel senso che per un centrale difensivo sono sempre bei soldi. Alla Juventus, prendo il caso di De Ligt, alla fine venduto per una cifra inferiore a quello che sarebbero state le volontà della Juventus. Tra l'altro con pareri anche discordanti da quello che mi risulta in seno alla dirigenza, ma alla fine passa la linea del necessario. Oggi è necessario fare questa operazione, sono soldi veri, sono da parte di una destinazione che è sicuramente gradita al giocatore. Nel caso di De Ligt, la manifestazione sua di interesse, volontà a spostarsi è venuta molto frontale alla società. Io non conosco per esempio la posizione di Skriniar rispetto all'Inter, i dialoghi interni, però se erano due operazioni gemelle che potevano avere un senso, ovviamente una al Bayern, l'altra al Paris, è certo che poi Bremer non esistevano due, ne esisteva solo uno. Le tempistiche in quel momento hanno condannato l'Inter, che ricordo, a fare comunque l'offerta per Bremer. Quindi vuol dire che l'Inter riteneva apertissima la pista per la cessione di Skriniar. Secondo me nel momento in cui la Juve è riuscita a effettuare il sorpasso definitivo per Bremer, è lì che l'Inter si è incartata. Perché lì l'Inter, secondo me, che era convinta di comunque scendere sulla richiesta e chiudere il giocatore magari a 55-60, a quel punto si è spaventata. Credo che sia abbastanza facile dire che il mercato che ha fatto l'Inter è un mercato che va contro la logica di tutto ciò che era stato disegnato prima, ma va incontro invece alla logica
di una dirigenza che probabilmente ha capito che potrebbe essere l'ultimo anno da cercare di fare sulla cresta dell'onda, e ti giochi anche un po' un all-in, il ritorno di Lukaku senza fare sacrifici in avanti, il mantenimento di Skriniar, praticamente è stato cambiato solo il parco dei backup, togliendo quelli che erano Rami Secchi, Vidal, Vesino, che poi sta facendo anche bene alla Lazio, però oramai all'Inter avevano perso totalmente senso con giocatori che potevano dare smalto. Quindi a me è parsa una scelta anche veicolata da una dirigenza che voleva e vuole fortemente tornare a vincere subito, perché quello che succede dopo è un mistero legato ovviamente alla proprietà. Scelta fatta anche dalla Juventus, il discorso di vincere subito. Adesso Di Maria chiede di anticipare la partenza per i mondiali. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo anche da qui a tra poco. Rieccoci, allora commentiamo insieme questa notizia. Parto da Momblano. Luca, riguarda gli argentini, ma è ovvio ed evidente che i riflettori sono tutti puntati su Di Maria, che non ha iniziato bene, che ha voluto solo un anno di contratto, che si è detto per prepararsi al mondiale. Adesso gli argentini chiederebbero di non giocare la partita del 13 novembre, in quel caso la Juve affronterà la Lazio, per partire prima, evitare infortuni dell'ultimo minuto e prepararsi al meglio per il mondiale. Luca. Sì, io capisco che noi ovviamente decliniamo molto sulla Juventus, su Di Maria, che ovviamente è un campionissimo, tutto questo ragionamento. La notizia è stata data oggi da un media argentino che sicuramente potrebbe aver avuto notizie di prima mano, quindi non ritengo non affidabile la fonte. Dico che però proprio dalle specifiche della notizia, facendo un paio di velocissime diciamo verifiche che magari in questo momento lasciano il tempo che trovano, pare che sia un'iniziativa della Confederazione Sud America che ha dato sostanzialmente libertà e mandato alle federazioni delle quattro nazioni che parteciperanno al mondiale, quindi Brasile, Uruguay, Argentina, Ecuador, a poter fare e inoltrare questo tipo di richieste ai club con tutti i giocatori che avrebbero sostanzialmente la preconvocazione. Questo cosa significa? Significa che è un po' una pesca a strascico, no? Tutto quello che i CT che inizieranno il pre-ritiro, ovviamente magari a ridosso delle ultime giornate, soprattutto dei campionati europei, tutti i giocatori che gli vengono consegnati in più ben vengano, cioè se l'Ecuador, il Brasile o l'Argentina ha già 10-11 giocatori sui 25 o quello che sono, ben venga. Mi sento di dire che questa pesca a strascico difficilmente funzionerà per i top club o per le società che ovviamente hanno in ballo obiettivi sensibili. Diverso se magari una centro classifica spagnola o tedesca o olandese concede 3 giorni di anticipo a un giocatore che può andare in nazionale, anche perché magari ha buoni rapporti molto lisci con questo tesserato. Questa è la ricostruzione che mi sento di fare oggi. Però Fabio, è chiaro che se Di Maria avesse iniziato il campionato alla grande, giocando tutte le partite, trascinando la Juventus, probabilmente... No, non gli do Juve-Lazio lo stesso, cioè, motivo in più, cioè non è quello, non la trovo una grande discriminante. Sì, a maggior ragione dopo l'inizio che sembra c'è stato. Sembra una richiesta assurda, perché ci sono le date e quindi perché devono andare via prima? Hanno già preso tempo, no? Cioè, non è Di Maria, è la Federazione Argentina. Sì, sì, arriverà la Federazione Argentina. Una richiesta assurda del Sud America. Sì, però sì, dico. È una facoltà perché col pre-ritiro loro vorrebbero partire probabilmente un paio di giorni prima, pre-ritiro, dell'ultima data dei campionati europei, praticamente dei campionati delle leghe europee. Quindi saltare la partita del 13 novembre. Sì, che è l'ultima di campionato. Sì, ma queste cose succedevano anche quando c'era la Serie B, no? Battistuta giocava in Serie B nella Fiorentina, saltava le ultime due giornate, però era la situazione diversa. Era giugno, cioè dovevi andare comunque, non era nel bel mezzo della stagione, no? Certo. Quindi... Nell'articolo sono anche citati, sono citati Di Maria Paredes, magari la fonte arriva da quell'area su questa cosa che la Federazione Argentina ha intenzione di fare, ma nell'articolo sono citati anche lì di conseguenza anche i Lautaro, i giocatori che ovviamente magari Di Maria spingerà per andarsene, questo sarebbe la notizia. Che arrivi una richiesta trasversale oggi la trovo ovviamente goffa, però capisco il Conmebol che dà questa autorizzazione alle federazioni. Poi le risposte dei club saranno al 90% no,
ma c'è quel gruppo di giocatori che potrebbero anche iniziare qualche giorno prima. Fabio, che idea ti sei Ma fatto? sai, la verità è che Di Maria è stata un'operazione finora fallimentare della Juventus come Pogba. E mentre Pogba puoi prendertela un po' con la sfortuna, anche se insomma, il giocatore era da un anno che aveva problemi, problemini e problemucci, e Di Maria te lo sei proprio andato a cercare tu col lanternino, cioè ha fatto di tutto per dire che non ci voleva venire alla Juve, ha fatto delle richieste pesanti, ha detto tanto sto solo un anno e poi vado via, io voglio solo fare i mondiali, voglio chiudere la mia carriera con l'Argentina e fare un grande mondiale. Tutte cose che dovevano farti riflettere. Arriva, si infortuna, gioca poco, incide poco e poi si fa buttare fuori, lascia la squadra in 10 e la squadra perde. Io non so se era possibile immaginare un avvio più da incubo per un'operazione che dall'inizio aveva lasciato tutti molto perplessi. E diciamo la verità, la Juve prende Di Maria e Pogba perché pensa di partire a cannone avendo due giocatori molto importanti. Nessuno dei due era presente e poi un bel piangere. Allegri, ma le scelte strategiche sono state scelte di una pericolosità ad altissimo rischio e tutto si è rivoltato contro. Di Maria però in particolare, ripeto, quello che ha fatto, le due giornate di squalifica che prende, quindi lui ha fatto perdere la Juventus col Monza, perché in 11 secondo me la Juve non avrebbe perso, a maggior ragione con Di Maria che gioca normalmente. In più salterà le prossime due, in più si è infortunato, in più non vede l'ora di partire in ritiro con l'Argentina. Io mi chiedo chi sia stato a insistere per portare a termine un'operazione così assurda. Monblano, che Allegri. risposte ci dai? Allegri è stato decisivo perché ricordate quando la trattativa, dopo 3 settimane di agonia, prende una piega negativa, nel senso che la Juve mette una deadline per avere una risposta che non riceve. In quel momento la Juve è intenzionata a pensare ad altro. Uno dei candidati era Berardi, faccio dei nomi, ma ce n'erano anche un altro paio. Lì Allegri ha chiesto veramente alla Uno società sforzo. uno sforzo psicologico, forse anche in parte economico, anche se non mi risulta che le cifre di Maria siano cifre capestro, però intanto questo sforzo di turarsi il naso e andare ancora ad aspettare il giocatore è stato premiato, è stato premiato. Adesso chi deve essere premiata è la Juventus, nel senso che Di Maria ovviamente questo debito di questa falsa partenza, sfortunata anche lui, perché insomma due ricadute su un infortunio per un giocatore che quel tipo di infortunio non aveva mai avuto, e qua di nuovo i preparatori, lo staff, perché l'infortunio avuto Di Maria è quello che hanno avuto altri 8 giocatori della Juve, né più né meno. Detto questo, una falsa partenza che magari tra un mese, quando avremo attraversato queste partite di incredibile peso specifico che la Juve va ad affrontare, le 3 partite di Champions, Maccabi e Benfica, nonché ora Juve Bologna, Juve Empoli, va bene, non le cito, anche se dovrei citarle purtroppo, mi viene in mente le 2 partite con le milanesi, beh, tra un mese magari raccontiamo di Maria tutto l'opposto, sta a lui partire per il Mondiale prendendosi i nostri applausi. Al momento c'è grande amarezza tra il pubblico della Juve rispetto a questa partenza. Jessica, che poi ti devo salutare. Ma Di Maria chiaramente non ha convinto in questo suo inizio stagionale il fatto che sia stato Allegri in prima persona a spendersi su di lui dopo questo estenuante corteggiamento. Già da quello, secondo me, le premesse non erano delle migliori, nel senso che andare a convincere un giocatore ad arrivare alla Juventus, io non l'ho vista, anche a livello di immagine, una scelta strategica intelligente dal punto di vista del mercato. Avevamo già i sospetti che potesse tirare indietro la gamba sul mondiale e quant'altro, quindi sono curiosa di vedere post mondiale effettivamente Di Maria come farà. In questo momento, a mio avviso, non è una trattativa. Un acquisto sbagliato. Esatto, che ha Sì. Era avuto questo rendimento che ci si aspettava. un po' il rischio che paventavamo già quest'estate, ma Di Maria non è che arriva, pensa al mondiale, i primi 3 mesi come non avercelo, e fino E adesso poi i risultati alla trionfalismi di mano. Monblano ci avevano fatto cambiare idea al momento dell'annuncio, però fino a questo momento non è Sì, perché tu Il immaginavi Pogba, trionfalismo Di era Maria. rispetto all'annuncio, visto che l'abbiamo annunciato una settimana prima poi della Juve, quindi era basato sulla notizia. Il resto lo fanno sempre i giocatori e lo fanno il grado di conquista che tu hai Però di le giocate giocatore, più belle della Juve di di come lo quest'anno sono di Di gestisci. Maria. Ragazzi, ricordiamoci che Allegri solo in un caso quest'anno ha fatto una curva,
uno sui mille problemi che ha la Juve, lui se ne accollerà magari pochi. Su uno l'ha anche detto esplicitamente. Su Di Maria è stato un grave errore mio, che non ripeterò. Lui va in campo con Spezia e Fiorentina che non era in grado di fare neanche un quarto d'ora, contro il parere dei medici. Di Maria entra col Benfica, un quarto d'ora, 20 minuti, forse poco più, mette tre volte il compagno davanti al portiere. Questo è il livello del giocatore. Bremer sbaglia con la porta vuota, Kessi impappina, l'altro tira fuori in 20 minuti giocando con una gamba, perché anche in quel caso Di Maria aveva un allenamento in mezzo. Fabio, hai notato? È ovvio che il giocatore adesso vuole rischiare un po' meno, ma ci sta. Ci sta, ci faccia vincere le tre partite di Champions che da qui al Dalluz, quello conta. Fabio, visto che poi ti dobbiamo salutare, hai notato come Monblano abbia un po' scaricato Allegri? Dice si accolla solo un problema della Juve. No, ma io ascolto le parole, lui su Fabio. Quello ha fatto mea culpa, è un racconto oggettivo. Quando è che l'aveva caricato? Fabio. È lo stile cardinalizio di Monblano, no? Cioè lui non prende mai una posizione netta, dice e lascia intendere, ma sempre in maniera tale che possa poi esserci una seconda interpretazione che smentisce la prima. E lui è così, veleggia nel mare bianconero, fa il surf lui sulle polemiche e poi ogni tanto allude. E quindi noi dobbiamo anche tradurre dal monblanese quello che sta dicendo Monblano. E tu hai fatto bene a sottolinearlo. Cioè Monblano ha brutalmente scaricato Allegri. Per la prima volta in tanti anni gli ho sentito dire ha una colpa il nostro allenatore. Non l'avevo mai sentito dire prima, mi limitavo solo a vedere le espressioni durante le partite, certi suoi atteggiamenti, la prosemica monblaniana che io ho studiato a fondo, e diciamo che lo ha scaricato in maniera per lui assolutamente brutale con questa frase di oggi. Allora la conserviamo, grazie Fabio. Noi saluto anche Jessica. Ciao, noi ovviamente ci ritroviamo più tardi. Continuiamo. Luca, fermati solo due minuti che ripartiamo anche da te, così chiudiamo il tema Juve, poi c'è il tema Milan con il rinnovo di Leao, tra poco. Diamo il benvenuto a Michael Cuomo. Ciao Michael. Buon pomeriggio. Chiudiamo il tema Juve così poi salutiamo Luca Monblano. Luca, dopo il CDA di venerdì, al di là del rosso di bilancio, cosa hai raccolto in queste 48 ore? Ma un po' di ricette sulla carta, sono ricette scritte che però non sono ancora trasmesse sul campo, ovviamente non ci sono i giocatori sufficienti per poter, non dico ripensare, ma riattivare la Juventus da parte di Allegri e il suo staff, uno staff che è stato pungolato dalla società, è stato anche in qualche modo bastone carota rimesso in carreggiata per attivare una serie di pensieri. La ricetta stasera proveremo a mettere giù gli ingredienti della ricetta con cui ripartire, ma ricordiamoci che Allegri, al ritrovo poi del grosso della squadra, è vero che ritrova sei giocatori rispetto a Monza, tra quattro infortunati, Szczęsny che era in panchina ma sapevamo che era al rientro, Alessandro, Rabiot e Locatelli più gli squalificati Milik e Quadrado, su sei giocatori, quindi nulla è perdonabile ancora di più nella partita contro il Bologna, ma avrà soltanto praticamente due allenamenti alla rifinitura, quindi non possiamo aspettarci al momento, da quello che intuisco, grosse rivoluzioni né nelle gerarchie né nell'impianto, però qualche ingrediente che può cambiare il piatto completamente deve metterlo giù, e quindi stiamo cercando di capire quali sono queste cinque mosse al ritrovo, detto che al momento ovviamente c'è tanto lavoro sulla carta con l'elaborazione dati e il coinvolgimento questo Luca, possiamo dare l'appuntamento, cinque mosse, il foglietto, cinque mosse anche stasera? No. Cioè passiamo dalle cinque domande alle cinque mosse, avvisami. No. Stasera, ma tu sei in assistenza, Marco, stasera? No, io assisto da casa, però. Se tu mi dai l'appuntamento, io non posso mancare. No, io credo che stasera, quando lunedì con Donati, è sempre speciale. Va bene, grazie. Io penso che avremo anche magari qualche informazione in più reale sulla questione infortuni. La situazione Pogba, Chiesa, ma anche Miretti, che ovviamente è tornato malconcio dall'Under 21. Grazie Luca, ci vediamo stasera. Grazie a Luca Monblano. Dalla Juve passiamo al Milan. Michael, l'intervista di Maldini ha rassicurato un po', secondo te, i tifosi rossoneri? Ha rassicurato se leggi il titolo, noi non dobbiamo fare lo stesso errore di che sì. Ti ricordi quanto bello era il contenuto e il titolo dell'intervista di che sì? Le interviste di Gigio Donnarumma,
Credo che questa intervista vada suddivisa in capitoli. Intanto Maldini ci dice che cambiano gli interpreti, e cioè ci troviamo di fronte a interlocutori sempre diversi. Non dice Maldini: noi con Leao abbiamo parlato, sappiamo quello che vuole lui e noi abbiamo fatto un'offerta e contiamo di arrivare al punto d'incontro. Parla intanto di interlocutori sempre diversi. Parla di una volontà di Leao di restare, ma noi sappiamo benissimo, visti i precedenti, che le volontà dei giocatori poi spesso vanno in fumo. Parla di giocatori forti, sappiamo che devono essere pagati in un certo modo, ma questo è il pensiero di Maldini. Sorge una domanda monblanesca, Cardinale lo sa? È dello stesso avviso Cardinale? E poi l'ultimo trafiletto è: con la questione Sporting noi non c'entriamo nulla. E lo sappiamo che il Milan non c'entra nulla, ma il giocatore vorrebbe che il Milan c'entrasse nella vicenda con una commissione al procuratore e con... Quindi tu la leggi come? Io la leggo come? Con una forte volontà di Maldini di chiudere, ovviamente. Con la consapevolezza di Maldini di avere le armi per convincere il giocatore, ma manca il terzo punto che è fondamentale. Maldini ha il portafoglio che serve per chiudere un'operazione. Voglio sentirvi tutti. Intanto una notizia che riguarda Brozovic: lesione parziale del muscolo della coscia sinistra, rischia un mese di stop, l'abbiamo detto anche prima, quindi poi seguiranno le valutazioni, credo, del caso, Claudio, magari aspettiamo anche un comunicato ufficiale. Sì, sì, beh, penso che più o meno era quello che era nell'aria, e quindi un mese, che però appunto sono un mese intenso. Sì, un mese è inizio novembre, poi ci sono... Considerato dei mondiali, rischiamo di rivederlo a gennaio in maglia nerazzurra. Il rischio... Allora, il mese, sì, qui arriviamo fino al 26 ottobre, che c'è la partita di Champions League. Oggi è 26 settembre. Ed è un mese esatto. No, stavo pensando alla partita successiva. Quindi potrebbe giocare il weekend successivo, poi ce ne sono... Sì, c'è Bayern-Inter che è il primo novembre, che è l'ultima di Champions. Esatto. Magari lì. Comunque, insomma, sì, il rischio come per Maignan è sì, quello, certo, che poi il giocatore al rientro ha paura forse di forzare, meglio fare il mondiale, aspetta ancora 2 settimane. Questo dobbiamo metterlo in conto per gli infortuni di questo si periodo. Si estendono. Sai, sì, c'è il mondiale, vabbè, è anche comprensibile da un certo punto di vista. Sai, il mondiale non ti capita tutti gli anni. A volte neanche ogni 4, penso. Come all'Italia. Neanche ogni 8. Esatto. Claudio... E Dodo, e Leao, questa intervista di Maldini, ha ragione Michael, sì, cioè io voglio, ma... Sono strada d'accordo, nel senso che per me vale più il metodo delle indagini scientifiche, cioè le dichiarazioni dei personaggi coinvolti si possono prendere così per fare narrazione, storia e sentimento, ma poi quello che succede davvero lo si vede coi numeri e con le prove. Ora, intanto mi piacerebbe sapere se c'è una filosofia assoluta, diciamo generale, del Milan sulla questione rinnovi di contratto, perché tutto sommato noi abbiamo visto un Milan, mi verrebbe da dire, tranquillo e felice anche di lasciare andare giocatori a parametro zero, perché bene o male, dalle partenze di Donnarumma il Milan è uscito rinforzato, la partenza di Çalhanoğlu non è stato neppure sostituito e il Milan è andato avanti lo stesso, ha vinto il campionato. Vedremo che effetto ci sarà dalla perdita eventuale di Kessié. Però, anche a mio avviso, perdere un giocatore a zero è sempre una sconfitta economica, invece il Milan ha fatto vedere che non è un problema, si tengono gli stipendi bassi e si va fino in fondo con lo stipendio basso. Dipende sempre dal punto di vista, Claudio, risparmio non è guadagno dal mio punto di vista. Comunque tu hai perso un potenziale guadagno sia con Donnarumma che con Kessié che con Çalhanoğlu. Oggi nella stessa intervista Maldini poi dice, non in relazione a Leao ma in relazione più generale ai giocatori alla forti, politica, che rientra anche Bennacer, sembrava non esserci. Esistono giocatori incedibili per nessuno. Cosa significa questo dal mio punto di vista? Che oggi
l'obiettivo del Milan, l'ossessione del Milan, non deve essere rinnovo Leao perché con Leao voglio starci 10 anni. Perché tanto lo sai che le tue ambizioni non potranno mai crescere con la stessa velocità con cui cresceranno le ambizioni di Leao. No, Leao adesso, se fa bene anche quest'anno, l'anno prossimo vorrà giocare una Champions League a vincere. Il Milan non glielo potrà garantire l'anno prossimo, probabilmente neanche tra 2 anni, probabilmente neanche tra 3, probabilmente neanche tra 4, vabbè, perché il percorso è lunghissimo. Beh, però se il Milan cresce può crescere anche pari passo Leao col Milan. Sì, no, dico, oggi ragazzi guardiamo il Manchester City, il Bayern Monaco. Sembrano di un altro pianeta anche, soprattutto sì, a livello economico. Ecco, certo. Allora dico io che oggi l'ossessione, l'obiettivo del Milan è rinnovo il contratto, faccio il sacrificio fino a giugno, per poi a giugno avere il giusto ricavo. Perché se tu non rinnovi il contratto entro giugno, a però giugno qui rientriamo in quello metà... che diceva Claudio, vuol dire che è cambiato un po' rispetto a quello che ci ha fatto vedere Elio, la visione di Cardinale. Non lo sappiamo. Esatto. Invece cioè, può anche essere che... Noi sappiamo, è una Stefano, tua interpretazione. Può anche essere che lui ha quest'anno un altro di contratto, giusto? Sì. Quindi... Vabbè, ma vuol dire che a giugno è già dimezzato, eh? Infatti... Può essere che il Milan se lo tenga quest'anno e l'anno prossimo, e tenendo lo stipendio però basso. Lui dice, leggendo Maldini, ho 2 anni di Leao ancora. No, secondo me è un'ipotesi, cioè non puoi tenere un Leao a 1,8. Ecco. Oggi però, è quello che guadagni. Certo, il Milan ti dice, no, io voglio rinnovare se lui non... Sì, viene. No, certo, sono situazioni che credo... L'altro tema caldo comunque in casa Milan è Bennacer, nel senso che sembrava già pronto il rinnovo, c'è una clausola da 50 milioni che sembrava una cifra folle, però il giocatore è in scadenza. Lui vuole dai 4 in su? Milan offre 3,5. Milan offre 3 più bonus. No, rido perché cioè, il Milan sembra un problema insormontabile. 3,5, 4. E questo non si può trovare. Questo è il tetto. Non è che massimo, scade nel 24, Bennacer. Questo è il tetto massimo degli stipendi. Sì, il tetto massimo degli stipendi del Milan. E noi vi abbiamo fatto vedere, non mi ricordo la grafica, il nome della grafica, le ricette di Redbird, o comunque il business plan del Milan. Sì, sì. E c'era un aumento del Montengarzo, che è pochissimo. Cioè l'aumento del 10% è portare quelli che oggi guadagnano 2 a prendere 4,5. Però con Bennacer, per esempio, se già siamo alla percentuale dello stipendio che deve essere di pari passo con quella del valore del cartellino, se il Milan lo valuta a 50 di clausola, lui dovrebbe prendere 5. È già bene che ti chieda 4 e non 5. Il problema è che se Bennacer ti chiede 5, guadagnerebbe più di Theo Hernandez. Secondo voi è giusto che Bennacer guadagni più di Theo Hernandez? E di Maignan? Ci sono novità per quanto riguarda Maignan? Eh no, è lungo il percorso. Nessuna novità per Maignan, nessuna novità per Theo Hernandez, ma lì c'è solo da attendere. Io attendo novità per Tonali che francamente non ho capito la gestione. Discorso nazionale. Facciamo così allora, andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo proprio da qui, dall'Italia, tra poco. Rieccoci, allora stasera gioca la nazionale italiana, c'è molto fermento. Michael, riparto da te, visto che hai sollevato il tema con Tonali sul discorso infortuni. Immobile sembra essere stato fermato da Lotito, che ha fatto pressione sulla federazione. Mancini ha cercato un po' di smorzare i toni dicendo no, lui ci ha provato, poi abbiamo deciso noi. E però ci fai una sintesi dei temi infortuni in nazionale, visto che Tonali... Per esempio Tonali... Lui esce da Milan-Napoli, va in nazionale, va a Coverciano, a detta di Mancini giovedì, lui non si è mai allenato con la nazionale. Venerdì lascia il ritiro ma va a San Siro per stare vicino ai compagni di nazionale, non sappiamo cos'ha, perché non si è allenato e perché è stato senza allenarsi a Coverciano. Cioè io questo non capisco. La questione l'ho detto ieri, noi non dobbiamo arrivare al presidente che... Adesso non so se si è presentato fisicamente all'aeroporto, se ha chiamato, ha fatto pressione, ma dico io venerdì ero allo stadio, vedo uscire Immobile, ci sono altri colleghi della carta stampata, ci sono lì anch'io. Immobile si ferma, vecchio stampo, no? I giocatori che confidano ai giornalisti, una sensazione fuori dai microfoni che però possiamo riportare tranquillamente. Immobile dice, tra l'altro scherza e dice, ogni volta che parlo in conferenza stampa mi succede qualcosa, parlo e poi non posso giocare. E così è successo, lui aveva parlato in conferenza stampa, dice ho un edema al muscolo, non mi ricordo quale muscolo, non ho tanto dolore, tant'è che non me ne stavo neanche accorgendo,
domani, cioè sabato, faccio gli esami e un collega incalza, ma tu vuoi giocare? Cavolo, se voglio giocare, io avrei giocato volentieri anche stasera, mi sarebbe piaciuto. Prende e se ne va. Quindi qui siamo di fronte a un giocatore che ha un edema e lo dice lui, e se lui dice che ha un edema, gliel'avrà detto un medico che ha un edema, non è che se l'è sognato e se l'è sentito con, al sì. tatto. Dico, hai un edema, giochiamo con l'Ungheria, è Nations League. Sai che questa tornata sta dando ai club, purtroppo, soltanto brutte notizie. Quindi tu stai ma non rischiare per l'Ungheria. Poi ci lamentiamo che l'Italia non va ai mondiali. E... No, io CT, no, dico, se la... io CT Stefano, allora, colgo no, l'occasione, Michael, non... oh, ha un edema, qua, perché devo rischiare? Il problema è che ovviamente poi tutto si mischia. Se un giocatore sta male, ma va bene, va a casa. Se uno sta male, va a casa. Cos'è il problema? Il problema è di chi se ne approfitta. Il problema è che quando c'è una pausa per le nazionali, è possibile che la percentuale di giocatori indisponibili, infortunati, diventa il doppio di quella della non è però abituale. Il caso di... Qua non no, è Immobile che fa finta. Dico, qua Immobile viene fermato. Perfetto. E perché allora è lì che sta per partire? Perché è sulla... Perché lui dice perché i nazionali rischiano troppo, vogliono farlo giocare a tutti i costi. Perché i medici nazionali gli hanno detto no, stai bene, puoi giocare. Ma quello che dico è che dobbiamo, da questo punto di vista, col massimo rispetto che ho per la nazionale, perché che tifo Zaniolo e Zaccagni non sono perché convocati? Spinazzola ha detto che non voleva. Perché sono andati via loro al minimo dolorino, detta di Mancini. Quindi c'è questo fenomeno dei calciatori che quando c'è la nazionale... No, più poi, vabbè, Verratti, certo. Politano, Pellegrini... Vabbè, ragazzi, vabbè, ragazzi, Politano, però. Ragazzi, però Politano prende una scarpata da Tomori. Esce dal viene sostituito e anche Pellegrini sta fuori adesso più penso un po'. Tonali non sappiamo cosa abbia, ma comunque è stato lì, qua ce lo devono dire loro cosa ha Tonali. Io sulla questione Immobile dico, se hai un edema il venerdì e giochi venerdì, ha un edema, è venerdì, lunedì c'è la partita con l'Ungheria. Immobile al fantacalcio, vero? Tra l'altro. Ah, ecco perché gli interessa. No, scherzi a parte, Claudio, scusami, io lo dico perché poi il tifoso dice no, bisogna avere rispetto per la nazionale. Poi quando vede Brozovic che esce con la mano sulla coscia, dice ste nazionali del... No, infatti. Allora dico, adesso, se hai... Lascia stare il parere dei tifosi. Diciamo le cose come stanno. Se c'è la nazionale e si deve giocare, non può esserci la gara, Claudio, al fuggi Claudio, generale. io dico, se ha un edema il venerdì, tu medico della nazionale, per buon senso, non consigliargli di tornare in campo lunedì con l'Ungheria. Proviamo Gnonto, Scamacca, Raspadori, se possibile anche Pinamonti, e cerchiamo di cogliere l'occasione per costruire un'Italia nuova. Questo dico io. Cogliamo l'occasione per... Se ha un edema il venerdì, magari il sabato domenica si riassorbe. Quindi stai dicendo che il medico è... No, il medico dal punto di vista clinico ti dà la sentenza e ti dice clinicamente puoi giocare. Poi c'è il consiglio, ragazzi, i medici sportivi non danno consigli oltre alla sentenza clinica. Sono stato in un centro sportivo di Serie A qualche giorno fa, vedevo il dottore che correva dietro i giocatori mentre salivano in macchina per consigliargli la borsa del ghiaccio, per consigliargli, che ne so io, un pomeriggio tranquillo, se puoi vai in piscina, robe così. Quindi il medico sportivo è quello che consiglia. Io Immobile avrei consigliato di non giocare, di tornare alla Lazio. Senti, facciamo vabbè, così, tanto, gioco comunque la... tanto Immobile, cioè alla fine che ci sia o no non ci cambia molto, quindi no, questa è fatto bene stare a casa. No, non è vero, io sono un grande... Però dopo poi ci lamentiamo che non siamo al mondiale, cioè torniamo sempre lì. Sì, beh, poi vabbè, il mondiale io credo che sia sempre stata una storia a sé, non abbiamo affrontato con la dovuta maniera le qualificazioni, pancia piena dopo l'europeo, cioè io penso questo, perché probabilmente non avessimo vinto l'europeo avremmo fatto anche gli altri tipi di qualificazioni e forse oggi saremmo lì. Però io dico, a questo punto speriamo di fare bene in Nation League, visto che non c'è il mondiale, e almeno provare stasera a vincere questa partita, che vuol dire andare a fare le Final Four. E, insomma, speriamo di portare a casa un altro trofeo, anche se di minore importanza, però magari sommato all'europeo male non fa. Però tu, no, tu non sappiamo neanche il mondiale, ma ci terremo a far qualcosa ogni tanto? No, ma tu hai provocato, però, cioè nel senso, poi ci lamentiamo che non andiamo al mondiale,
Stefano, però, scusami un attimo. Sì, perché è tutto figlio di un attaccamento che non c'è, cioè che c'è solo se ma sei no, già qualificato. È una dinamica. Dopo lì sta tutti Stefano, facci ma caso. Stefano, è una dinamica. Pensa se fossimo in Serie B nella National League, ma scusami neanche in Serie A. Ma scusami un attimo. Sarebbe ancora peggio. Io allenatore, che non ma sono... Ma com'è che quando c'è il Mondiale stanno tutti bene, invece? Come mai? Adesso, scusami, Di Maria, Paredes, Lautaro, Correa, magari non tutti giocano l'ultima partita. Io allenato... Come mai? No, ragazzi, però, questo è un altro tipo di discorso. Qui stiamo parlando non di un giocatore che fa finta, perché voi alludete a chi fa finta. No. Gli altri anni no, si lui si, il caldo lui si dice, perché quando c'è il Mondiale stanno bene, allude al fatto ma che adesso scusa, che non è Mondiale... Scusa, se è vera, perché Mancini ha detto di no, però se è vero che è intervenuto Lotito, che ha fatto pressioni, vuol dire che per il medico della nazionale comunque Immobile poteva giocare. E certo, quindi quello che stavi no, notizia dicendo è, prima... clinicamente lui poteva partire. Allora, io dico però, se il venerdì c'è l'edema, ok? Ho capito quello che dici tu, però se lo dice un medico e il medico dice per me puoi giocare e ti consiglio certo di giocare... Senti perché Ciro, per me puoi giocare, però fai una bella cosa, in Ungheria non venire... E, però, oh, ma ragazzi, ma funzionano queste... ci sono queste dinamiche. Ci sono se per te poi è chiaro, se è l'Argentina in semifinale... Perché del... è più importante il campionato. Ma certo, se è la partita da dentro fuori per il mondiale, se fosse stata Italia-Svizzera per il mondiale, anche questa Lotito non sarebbe andato a prenderlo all'aeroporto. Anche questa è un passo, no, un passo. Secondo me no. Però voglio dire, la Lazio non gliel'avrebbero permesso. Un Lazio-Spezia domenica, cioè Immobile poteva giocare lunedì a Budapest e domenica pomeriggio contro lo Spezia. Tra l'altro sarebbe lo, stato un rischio. Tra l'altro con lo Spezia sì, non è però... neanche... Con lo Spezia oggi dicono, poi vedremo, io mi auguro ci sia, oggi dicono che non è... Non è certa la sua presenza. A maggior ragione, allora non poteva giocare oggi. Che oh, ma ragazzi, ma il giocatore, così, vi non, sto dicendo... Allora lo se vedremo, poi non gioca domenica, giocherà esatto 20 minuti. Siccome è già successo in passato, passato giocherà, ragazzi, vi sto dicendo... Oh, ma il giocatore venerdì sera ha detto, ho un edema. Ho capito. Cioè... Questa è la probabile formazione, così sei contento, gioca Gnonto, così lo vedi. Sì. Michael ha detto. No, io non so se la vedo questa partita no, perché cioè, ci sei certo, tu in mondo. Certo, la vedi nel senso che vedrai gli highlights. Poi nel post partita Raspadori Gnonto, oh, questa è la probabile formazione, Bastoni al posto di Acerbi in difesa. E, insomma, vediamo un po' l'Italia se riesce a risollevarsi. No, sul tema Tonali però volevo tornare nel senso che secondo te poi è disponibile per la partita? No, non te lo so dire, io non ho capito questa dinamica sinceramente. Oggi, credo che oggi o al più tardi domani verranno approfondite verrà approfondita la sua situazione, la sua condizione. Sappiamo che lui da sabato è tornato alle dipendenze del Milan, perché lui venerdì non gioca con l'Italia ma è presente a San Siro da membro della nazionale, sabato lui torna alle dipendenze del Milan e quindi oggi credo e spero che ne sapremo di più, ma Mancini non ha specificato cos'ha. La nazionale, che io sappia, non gli ha fatto fare, non l'ha sottoposto a degli esami, quindi non te lo so dire. È uscito un po' acciaccato. La nazionale però al Milan consegna, sono felice, un po' Bega in più, che non solo ha segnato in Champions League, è entrato con l'Inghilterra, stasera giocherà titolare. Senti, ma a proposito, Claudio, volevo chiudere con te il discorso degli infortuni. No? Abbiamo visto Brozovic questa lesione, quindi probabilmente un mese di stop. Maignan, chi perde di più tra Milan e Inter? Ma io penso che... Allora, Maignan sia stato... Per me è stato il miglior giocatore dell'anno scorso. Dello scorso campionato, per me Maignan è stato il giocatore migliore. In assoluto, non faccio distinzione di ruolo. Però il Milan, per esempio, l'anno scorso ha saputo anche ovviare a questa assenza. L'Inter l'anno scorso non ha saputo ovviare all'assenza di Brozovic, però non quindi aveva forse Zlani. Un po' più l'Inter. Vediamo, punto di domanda, adesso si continua anche con Claudio Garioni, ringrazio Dodo Longhi, Michael si ciao ferma, no? Perfetto, no, tra poco Jessica.